Ok, eccoci qua. Riprendiamo da dove ci siamo lasciati l'ultima volta. Allora, ho fatto un paio di cacce, ho preso anche degli oggetti per potenziare gli equipaggiamenti, cosa molto buona, però una cosa che voglio fare prima di andare avanti è togliere l'accessorio che mi aumenta l'esperienza e mettere un altro accessorio. Quale mettiamo però? Allora, combustione non mi interessa. Fiamme ascendenti. Questo è pugno possente, ma il pugno possente non lo uso. Ecco, potrei mettere questo, che aumenta i soldi. Oppure 30 la difesa. Aumenta temporaneamente l'attacco con la schivata precisa. Ah no, aspetta, io dovrei avere quello che mi aumenta l'attacco. Ecco, 12 d'attacco. Ecco qua, mettiamo questo. Perché faccio questo? Perché ho notato che con il fatto di essere sottolivellato nei confronti di alcuni mostri, o comunque nei confronti di alcuni nemici, subisco più danni e quindi rende il gioco più competitivo. Allora, trasferiamoci nella nuova zona dove appunto ho fatto le side quest, ho fatto tutto quello che c'era da fare e quindi possiamo andare avanti. C'è soltanto una piccola porzione di filmato, tra virgolette, che ho dovuto guardare per accedere alla nuova zona. Perché questo? Perché se vi ricordate bene, la volta scorsa abbiamo praticamente conosciuto l'informatore del vecchio Sid che mi ha permesso di oltrepassare il cancello e quindi di andare verso il cristallo soffio di drago, dove attualmente è nascosto Kupka. In questa zona, esattamente dove mi trovo adesso, è scattato un filmato. È scattato un filmato dove appunto il mio informatore mi ha detto: avrei notato che l'esercito di Walud e l'esercito della Repubblica di Dalmechia hanno questa forte alleanza. Hanno stretto questa forte alleanza. Ed è strano che Kupka sia stato portato dentro al cristallo che è praticamente di dominio, in teoria, adesso di Walud. Quindi. Anzi, è il contrario, nel senso che sono stati i repubblicani che hanno fatto entrare i waludiani all'interno del cristallo. Quindi dice: fai attenzione, perché quello che potrebbe succedere da qui in avanti, effettivamente potrebbe essere, molto pericoloso. Quindi mi raccomando, non morire, eccetera, eccetera. E noi abbiamo detto: no, non ti preoccupare, stiamo semplicemente andando a rompere il culo a Kupka, tutto a posto, senza nessun problema. E quindi oggi dobbiamo cercare di arrivare e di andare all'interno del cristallo tramite una caverna che ci è stata indicata dal nostro informatore per finalmente regolare i conti con il nostro amico Kupka. Quindi il nostro titano che è rimasto con le mani mozzate dall'ultima volta che lo abbiamo affrontato. Quindi vediamo se effettivamente. Ma cosa c'è? Riparare quel carro. Ah, Non vuoi forse vedere affamati gli uomini di Dalimil? giusto per Rassegnati, ricordarmi il capitano, fatto non che io posso farci nulla. non posso andare altrove, perché giustamente siamo costretti ad andare qua. Va bene, andiamo. Vediamo ora cosa succede. Ecco, obelisco attivato, Fauci. Ottimo. Da che bella zona. Eccola lì, Zanna di Drago. Kupka sarà nascosto all'interno. E sarà in compagnia di chissà quante guardie, tutte in massima allerta. Dovrai tenere gli occhi bene aperti se vuoi raggiungerlo. Fa molta attenzione. Certo, zio. Prima che tu te ne vada, permettimi di scusarmi, Clive. Dopo gli eventi successi a Porta Fenice e la crisi che è subito seguita, io fuggii. Mi rintanai nel mio ufficio e assecondai ossequiosamente la vice regina per poter entrare nelle sue grazie.
Ho tradito la mia nazione per salvarmi la pelle, come un vero codardo. E mi dispiace. Zio, ti prego. Non è ancora troppo tardi, Clive. Rosaria appartiene a te di diritto. E c'è chi vorrebbe aiutarti a riconquistarla. Avessi avuto il coraggio di mio fratello, l'avrei già fatto, probabilmente. Ma quella nave è salpata. Tu, invece... No. Perdonami, ma non posso. Ora lotto per costruire un nuovo mondo. Uno migliore. Dove poter vivere e morire alle proprie condizioni. Sono cresciuto in una nazione che voleva migliorare le condizioni dei portatori. Solo in seguito ho realizzato che quella scintilla non era affatto casuale, ma era stata accesa da mio padre. Tu vorresti che seguissi i suoi passi. Ed è proprio quello che ho intenzione di fare. Non governando Rosaria, bensì estendendo i suoi ideali in tutti quanti i gemelli. Anche se le mie azioni venissero ritenute da tutti eresie, sono certo che la mia causa sia giusta. Sei davvero identico a lui, sai. Ti ringrazio, Clive, per essere tornato. Sono orgoglioso di essere tuo zio. Dunque, è qui che dobbiamo separarci. Augurami di convincere il mio amico canveriano a condividere i suoi considerevoli talenti. Gli svuoterò tutti i forzieri e mi dimostrerò degno di poter entrare nella tua allegra banda. A presto, ragazzo mio. A presto. Buona fortuna, zio. Anche a te, nipote. Dobbiamo recuperare molto, io e te. Mi aspetto che al nostro prossimo incontro mi delizierai con i racconti delle tue avventure. Potrai deliziarmi anche tu, Torgal. Ora vengo a prenderti, Kupka. Madonna mia, cazzato come le bestie. Tra l'altro la seconda run penso che me la farò in inglese, giusto per sentire il doppiaggio inglese. Allora, noi dobbiamo andare praticamente qua. Zanna di Drago. Ah, guarda, gli hanno messo le mani d'acciaio, dico. Madonna. Sparisci, squadrina! Ti ammazzerò, Rosfield! Ti strapperò il cuore! Ti taglierò un arto dopo l'altro! Calmati, Hugo. Il tavolo di certo non ti farà più alcun male. Ha cercato di umiliare me! Me! Non ti fosse intromesso! Sarebbe morto! Credi davvero che avresti vinto se lo scontro fosse andato avanti? Titano lo avrebbe ridotto in polvere! E come avrebbe fatto senza la sua preziosa testa? Sta zitto!
Non eri abbastanza forte. E ti definisci un dominante. O meglio, ti definivi. Ti beffi di me, Harbard. Harbard si chiama. Sappiamo il nome. Lo vedi, Hugo? Sei debole. Cazzo! Ma finché quella fiamma arde in te, la speranza non è ancora perduta. Potrebbe esserci ancora un modo per ottenere la vendetta. Dimmelo. Che cosa devo fare? Ti prego, farò di tutto, ma... dimmelo. Il cuore. Ovvero? Il cuore di un cristallo madre è la fonte più intensa di etere che possa esistere in tutto il creato. Magari potresti sfruttare la cosa. Naturalmente, il cristallo madre non è solito concedere la sua benedizione a chiunque. Ma tu non sei un uomo qualunque, non è vero, Hugo? Clive Rosfield ti ha rubato il potere, ma altri hanno subito una sorte simile e sono comunque riusciti a trovare la forza di invocare il loro Eikon. Come Benedicta Harman. Anche lei ha bevuto l'etere e ottenuto poteri oltre la comprensione umana. Ah, ecco perché è riuscita. Se l'è manipolato proprio. Adesso va, Hugo. Devi soltanto tua, la luce. Tra virgolette, tua. Era di molti, Benedicta, in realtà. È successo. Mitos è qui. Molto bene, sarà fatto. Con chi parla? Senti, eh? Lasciate che sia io a pensare a tutto. Vostra maestà. Vostra maestà. Ma è con i seguaci di Ultima. Vedi, allora lui mi sa che è tipo un seguace di Ultima. Lui non è quello che pensiamo essere. Minchia, Mitos è qui. Sono gli uomini bestia. Sì. Orchi. Orchi. Portati dai realisti da Cineria. Quindi fanno parte dell'esercito di Walud. Nell'oscurità. In the shadows. Allora. Ci sono diversi...
Diversi aggiornamenti. Zanna di Drago, uno dei 5 cristalli madre rimasti a Valistea. Situato nella Repubblica di Dalmechia, contrariamente agli altri cristalli che si ergono dal terreno per dominare le terre circostanti, Zanna di Drago è completamente racchiuso in una vasta cavità dentro un'antichissima montagna, le cui formazioni minerarie si estendono verso il cuore della conca. Nei secoli l'estrazione di questi cristalli ha portato grandi ricchezze ai Dalmec e pertanto viene visto come simbolo della prosperità della nazione. E tra l'altro, come notate, al centro c'è una sorta di lago. Quindi là si riferiva al fatto di bere l'acqua del cristallo, proprio per questo motivo. Cineria, sebbene leggermente più piccolo del suo gemello occidentale, il continente orientale di Valistea vanta montagne più alte e coste con pochi alberi e protette su tutti i lati da scoglieri quasi inaccessibili. Essendo stata corrotta dalla piaga ancora più di Ciclonia, il regno di Walud è l'unica nazione rimanente. Orchi, specie bellicosa ma sorprendentemente organizzata di uomini bestie originarie di Cinerea. Da tempo sono in conflitto con i Waludiani per il controllo del continente e attualmente possiedono quasi tutta la sua metà orientale. Tuttavia, il diffondersi della piaga continua a erodere la quantità di terra vivibile, rendendo la lotta per il territorio sempre più vitale. Quindi non sono esattamente alleati. Yugo Kupka invece... Non abbiamo altri aggiornamenti. Però non abbiamo. Peccato, mi sarebbe piaciuto. L'esercito waludiano. Ma come diavolo è possibile? Beh, non sono però esattamente dell'esercito. Cioè, oddio. Non sembrava. Ci hanno visti. Con me, Togal. Vedi, sono troppo più scarsi perché sono di livello basso. Cioè, io sono di livello troppo alto. Invaso l'intera miniera. Allora, qua non mi sembra esserci... No, no, il game over non l'ho fatto in live. No, no, l'ho spiegato. Sono andato avanti con le cacce, con tutte le cose secondarie. E praticamente ho beccato un boss che era troppo forte. Cioè, era di quasi 10 livelli sopra me. E praticamente la prima volta, anzi le prime due volte che l'ho affrontato mi ha shottato. Poi dopo sono riuscito a batterlo, ma è un nemico che ho fatto off camera, non l'ho fatto in live. In live ancora per il momento non sono mai morto. Garuda!
Nella Madonna. Comunque Titano al momento rimane la mia summon preferita qua. Con i parry, con tutto quello che puoi fare con Titano. Favore del fulmine, parafulmine. Rimane in assoluto la mia summon preferita. Dovrò vedere Bahamut, perché di per sé Bahamut è la mia summon preferita a livello estetico. Scale. Questa deve essere l'uscita. C'è qualche trappola? No, niente trappola. Beh, effettivamente non siamo su Dark Souls. Oh, cacchio. Il mega orco. Oh. Si può superare furtivamente. Come ha fatto a entrare? Troppo lento. Ah, ma con te mi posso divertire però a parriare. Di Perry, mamma mia che bello. Perfieto. No, io veramente giocare con Titano e i Perry mi sto divertendo un casino. Cioè, veramente il mio gameplay è cambiato totalmente da quando ho preso Titano. Cioè, praticamente utilizzo solo Titano per combattere. Gli altri li utilizzo solo per fare le tecniche speciali, praticamente. Oppure fare il rush con il fuoco, giusto per eliminare tutti in un colpo solo. Potrei effettivamente cambiare la skill di Garuda. E anziché mettere lacerazione, fare arrocco della torre, che è praticamente un altro parry. Per le fiamme. Vieni, Torgal. E mi sa che quasi quasi lo faccio. Anche se in realtà con Garuda preferirei le combo aeree. Quindi non metterei neanche... Anzi, ora faccio esattamente questa cosa. Allora, anziché lacerazione, ecco qua, acrobazia crudele, questa devo mettere. La posso migliorare? Sì, potenzio. A posto. Kupka non conosce le mezze misure. Possedere il cristallo madre non era abbastanza. Ci ha costruito il suo castello. Certo, perché lui giustamente...
Ora bisogna vedere che mi aspetta qua. Che questa è la locazione di una boss fight. Che la prova abbia inizio. Che la prova abbia inizio. Oh, che diavolo. Andiamo, torna. Buongiorno, Harry. Becca di questo. Harry. Ah, minchia, qua mi ha spezzato la difesa, bastardo. Ah, mica proprio abbattimento? Di infame. Toh, becca di un altro Perry. Ti piacciono i Perry, amico mio? Becchino? Si chiama Becchino? Addirittura? Minchia, Becchino. Favore del fulmine ah no, tempesta, io fulmine non lo uso. Niente, skip. Ciao Jack. Dice, prego, prova superata, puoi entrare. Sembra che ci aspettino. E così è questo il potere di Mythos. Sono tutti morti, li ha uccisi tutti? Sarà opera degli orchi. Di qua non ci possiamo andare. No. Ah, vedi, qua c'è un forziere. Oh, ora finalmente sappiamo il nome, quindi Lord Harbard. Lord comandante degli eserciti del regno di Walud, Harbard è conosciuto da molti come il cavalier costante, a causa del suo atteggiamento perennemente algido e della sua incrollabile fedeltà al suo signore. Sembra infatti che goda della completa fiducia di Barnabas, che gli ha concesso il pieno comando dell'ordine reale dei cavalieri nonostante l'apparente giovane età. Il modo in cui fa evacuare Hugo Kupka da Castle Rosalith, tuttavia, rimane un mistero. Eh sì, perché effettivamente... è interessante.
un castello costruito all'interno di una montagna a forma di cupola che contiene Zanna di Drago, e anche la residenza principale di Yugo Kupka, il dominante titano, ed è stato riccamente adattato ai suoi stravaganti gusti. Vabbè, ci sta. Ciao Sekina. Ci sta, ci sta. Però lui è particolare. Lui comanda praticamente gli scagnozzi di Ultima. Ce ne sono altri. Quindi... quindi è particolare la cosa, è molto particolare. Il Lizzo. Ok, io ho capito come impostare i messaggi delle mie live. Metterò una parola al giorno diversa, in modo tale se arrivo, in modo tale che se arrivano le notifiche vedo chi li ha viste o meno. Che cosa sta succedendo? Così sono a posto. Saranno qui per me o per lui? Saranno qui per tutti e due. Più per te però. Tu sei il mitos. Tu sei il mitos. Vabbè, io gioco solo titano comunque ormai, io l'ho detto. Ormai io gioco solo titano. Vado di Perry e si gioca solo di titano qua. Easy. Coraggio. Alcuni avversari usano l'abilità Coraggio per rafforzare gli alleati circostanti potenziandone le prestazioni in battaglia. Fai attenzione... ah, ok, vabbè, sì, è come... te lo do io il coraggio. Coraggio! Che sono belli Perry. A posto. Hai visto? Così si fa. Con i Perry, si gioca di Perry e via. Senza pensieri. Non ti toccano più. Prima gli orchi. Easy. Adesso questi incubi. È opera tua, Ultima. Allora anche lui pensa la stessa cosa, eh? È opera tua, Ultima. Ultima. Allora, intanto questi ce li portiamo a spasso. No, stai fermo, fatti parriare. No, l'ho mancato. Becca di questo. Ah, giusto, questa è magia. Scusami, io questa cosa che tu ora hai fatto qua non mi è piaciuta, perché io ti stavo attaccando. Ecco, se io ti parrio, tu ti devi fare parriare e basta. È così facile. Io faccio il parry e tu ti fai parriare. Ma, scusami.
Ma qua non si apre. Ah, qua c'è il portone. No, scusa, ma io non sono venuto da qua? Ah no, non sono venuto dalle scale. Sarà. Ti sei dato da fare. Ma dove sei finito, Kupka? Nel santuario. Lo percepisco. Vai, lanciati. No. Niente, pensavo si lanciasse. Oh, favore della terra, stravolgimento. Questo potrebbe essere interessante. Che mi riduce il tempo di attesa di stravolgimento. Però no, per ora mi tengo questi che ho come amuleti. Madonna, pozioni così proprio a ogni angolo di mappa. Ciao, lagunone! Aspetta che ora la leggo. Andiamoci a fare un giro, vieni qua. La Madonna. E allora qui ora si gode. Aia, bastardo. Nel frattempo c'è il tornado che... Allora, aspettate un secondo. Stanotte ho avuto una discussione con uno che continuava a scrivere in chat da una che iniziava Final Fantasy XVI che il gioco faceva schifo, che era monotasto, noioso e il suo dire il peggior Final Fantasy di sempre. Vabbè. Monotasto poi, oddio. Se gioca soltanto di attacco spam, sì. Ma se gioca di abilità, parry e tutto il resto, non penso proprio. Oh, a me il combat system qui mi piace un casino. Te lo prometto, amore mio. Alle visioni, per giù. Non ci separeranno mai più. Ma chi li prende? Madonna, sta vedendo. È quello. E queste sono visioni che gli sta facendo vedere Ultima. Vedi, per fargli risvegliare Titano, come ha fatto con Benedicta. Oh, merda, si manifesta. È la stessa cosa che è successa a Benedicta, che ha visto la scena con Sid. No, non ora. Ecco, vedi. Come quando abbiamo combattuto Typhoon, il mal di testa.
il tempo che si ferma, ultima che si intromette. Quindi ora ci sarà la battaglia tra Aegon, Ifrit contro Titano, mi sa, Provalo. L'hai già fatto prima. Puoi farlo ancora. Madonna, battaglia epica. Anche perché Ifrit sarà un moscerino in confronto a Titano. All'esterno. Vieni a me, Ifrit! Eccolo! C'è da capire chi è questo, però. Perché non è Joshua. Joshua ormai si è vestito in modo diverso. E usa il fuoco anche questo. Quindi bisognerà capire ora chi è che si sta intromettendo. Cioè, qual è il piano di Ultima? Perché qua è tutto Ultima che sta... che sta muovendo i fili. Ah, vedi, senza mani anche Titano. Quindi non ha la possibilità di recuperare le mani. Ah, ok. E infatti, perché Benedicta l'ha fatto, lo faceva. Anche Ifrit l'ha fatto, si ricomponevano gli arti. Quindi perché non l'ha fatto prima? Perché non potevo utilizzare Titano. Ora invece l'ha risvegliato lo stesso. E quindi si è potuto curare. Eccolo, lo sapevo io. Che bella sta host, mamma mia. No. Mi prende a pedate. Aia. Minchia, mi ha preso. Che figo però, eh. Boom. Ciao Yunina. Grazie per il rinnovo. Ora sei maggiorenne. Quindi posso corteggiarti ufficialmente adesso. Oh oh. Ah, ma non posso andarci là. Devo solo schivare. Oh. Ah, però la barriera, oddio, la barriera però consuma un sacco di etere. Ma se vuoi farlo tu, posso farlo anch'io! Hai appreso Zolfo! Comunque, gli Aegon sono fatti bellissimi. Sono stupendi. Dal punto di vista estetico sono tutti stupendi. La Madonna. Ora mi sa che Zolfo qua
Clive ha preso l'abilità Zolfo da Titano. Ah, minchia, prendo anche le abilità degli Icon altrui. Tieni premuto e rilascia quadrato più R1 per scatenare una violenta esplosione. Tieni premuto quadrato più R1 più a lungo per aumentare le dimensioni e la potenza dell'esplosione. Premi X in qualsiasi momento per annullare la carica e senza innescare l'esplosione. Ifrit è invulnerabile ai danni mentre carica Zolfo, tuttavia se subisce un attacco l'esplosione si scatena automaticamente. Oddio, ma che cos'è? Uno pseudo Perry anche questo? Facciamo un tentativo. Madonna mia, ma quasi gode. Oh la madonna, non me l'aspettavo. Però giustamente lo devo aspettare che si ricarichi. È proprio un'abilità intesa come abilità vera e propria. Vabbè, ci giusto. Dai, ti avevo schivato. Becca di questo. Dove miri, Titano? C'è un'altra sequenza animata, mi sa, perché si è bloccata la vita. Minchia. Che l'ha ribaltato. Oh oh. Il potere dell'etere più puro. Cacchio. Ora diventa quattro braccia tipo. Furia terrena. Madonna mia. Vabbè, ragazzi, la cinegrafica di gioco è incredibilmente figa, però, eh. Porco! Fondatore, aiutami! Agire o morire! Arrivo, Cucca! Non ci credo! Ma guarda che figata! Ma pure Lost! Aia! È tipo Temple Run! È la versione di Temple Run! Temple Run con Ifrit!
Mamma, fa molto God of War comunque questa cosa, eh. Però qua giustamente devi schivare. Ok, qui è solo due direzioni. Cacchio, arrivano più veloci. Ora immagini, arriva Bahamut e mi aiuta Bahamut. Titano perduto, tra l'altro, si chiama adesso. Perché è diventato tipo perché sei diventato Akashic. È Titano Akashic in teoria. Perché giustamente si è trasformato in Akashic. Titano adesso perduto. E qua ci voleva Best Bahamut a darmi una mano. Oh oh. Fa molto God of War comunque questa cosa. God of War 3. Akashic è tipo il Berserk. È qualcuno che ha perso la sua anima a causa del contatto dell'etere. Qui in Final Fantasy XVI, ovviamente. Tum 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 tum. Ah, vai, ma era finita l'animazione. Pioggia di granite. Questa mossa fa molto Final Fantasy XIV.
Ciao True Sharp. È la lotta che faccio contro la zanzara ogni notte. Che tu prendi a manate e lei scappa invece. Uopperala! No! Avevo schivato! Ah, avanti e indietro? Carino! Carino il doppio attacco! Ma mi dispiace! No, ho rilasciato il tasto per sbaglio. Minchia. Che lo gliela sbatte in pace. Sei il mio. Fiamma infernale. Madonna, gli ha fatto saltare un braccio. Ma no, ma guarda che figata! Madonna, questo è Nier. Questo è palesemente Nier. Ah, tra l'altro, guarda, c'è pure... Ah, c'è il tentacolino qua. Vabbè, sempre giapponesi sono. Oddio. Minchia, mi sono cagato. Tentacolino jumpscare. Sono qui, Yugo. Ciao, Satanino. Vai così, datemi la forza. La tua ora è giusta. Il gioco è finito. Però lui è ancora vivo. Ah no, ok. E la Madonna, 1.894.000. Ah, guarda, lui è penetrato dentro. Muori maledetto.
Ma che diamine è ancora vivo? Che cazzo? E va bene, io ti schivo. Easy, non è un problema. Ah! Questo non l'ho visto proprio. Cioè, questi li vedo, quello non l'ho visto proprio. Il problema è dove stiamo cadendo. Cioè stiamo cadendo proprio nel nucleo del cristallo. Che ho schivato troppo presto. Non ho visto la profondità. Perché lì in teoria io dovrei utilizzare Zolfo quando lancia la pietra per rimanere immortale, tipo. Cioè è la cosa che conviene di più. Stiamo cascando. Esatto. Guarda, lui resiste fino alla fine. Proprio fino alla fine, dice no. Non devo morire. Che cosa? Non ci credo. Oddio. Ah, vuoi vedere che ora gli vengono le ali come nella prefigurazione? Può essere che si trasforma in Mythos, cioè in quello che dovrebbe essere Mythos. Ah, ho pugni. No. No, ha soltanto preso i pugni. I pugni nelle mani ha preso. Madonna, mi stavo facendo già il flash di Ifrit evoluto. Madonna mia.
Vai, altra fase? No, sembra no. Madonna che boss fight. Titano sconfitto. Ok, e qui sembrerebbe effettivamente sconfitto. Furia terrena. La manifestazione parziale richiede l'incanalamento e la manifestazione corporea dell'etere contenuto nel corpo di un dominante. Nel caso di Hugo Kupka, le formazioni cristalline che ne derivano fungono da riserva a cui attingere per ottenere l'energia necessaria a mantenere la manifestazione, nonché per lanciare incantesimi e utilizzare le abilità degli Aegon. Tuttavia, tali appendici potrebbero essere forzatamente separate da un dominante manifestato parzialmente ferito, impedendogli il riassorbimento dell'etere contenuto al loro interno. Quindi sono come delle sacche di energia, praticamente. Però la cosa che più mi ha fatto... La cosa che più mi fa pensare è che praticamente noi abbiamo sconfitto Titano. Titano Akashic, ma allo stesso tempo, una volta sconfitto Titano Akashic, è riemerso il vero Titano. Quindi è come se la manifestazione Akashic sia appunto una sorta di Berserk. Tipo è come una sorta di modalità Berserk. Quindi magari gli Aegon possono controllarla, nel senso che magari diventano Berserk, si scatenano e poi ritornano normali. Mentre invece le persone umane, che invece non possiedono la dimistichezza di poter gestire l'etere, si trasformano in degli specie di zombie. Come quelli che abbiamo visto nella miniera insieme a Sid. Ora appare ultima. No. E anche questo cristallo è andato a puttana. Comunque l'ho detto, i cristalli sono il sigillo a ultima. Una volta rotti tutti i cristalli, ultima si sigilla, viene rimessa al mondo e succede il vero casino. Kupka si è pietrificato perché giustamente ha utilizzato tutto l'etere come i portatori. Oddio. Eccolo. Allora, tu sei... Esatto, utilizzi il fuoco. Ultima. Sei tu, ultima. Cosa vuoi? La tua anima è lordata dall'inutile volontà umana. Eppure la tua brama di potere non vuole attenuarsi. Ad ogni sorso che fai, tu cresci in forza. E presto raggiungerai la perfezione. Non so di che stai parlando. Tu ci accetterai, Mythos. È inevitabile. Sei stato creato per questo scopo e dovrai presto adempirvi. Mai! Ecco, questo è Joshua, vedi? Cioè, nonostante... Consapevolezza. Nonostante Joshua l'hai... Capiamo. La volontà umana è così inconsistente da non esistere in isolamento. Mitighi la sua debolezza intrecciandola con la tua consapevolezza. Pensavamo bastasse privarti della volontà per reclamare il nostro ricettacolo. Sembra che prima dovremmo recidere ogni filamento di consapevolezza che la sostiene. Non importa. Non è ancora giunto il tempo di creare un nuovo mondo. Noi mediteremo. C'è
Cioè, nonostante Joshua ha sigillato Ultima dentro di sé, Ultima riesce a manifestarsi nella mente di Clive. Grazie, Joshua. Vedi, il problema è che ora Ultima dice: noi dobbiamo recidere tutti questi legami. Non è possibile comandare il potere dell'etere affogando nel suo flusso. Come non è possibile vincolare le onde ergendosi sul mare. Pensavo che Hugo fosse più saggio, ma a quanto pare era soltanto l'ennesimo stolto. Titano era forte. Vostra maestà. Ah, eccolo Odino. Mitos lo è di più. Anche lui però sa il mito. Anche lui lo chiama Mitos. Per 5 anni è vissuto soltanto per vendicarsi, aggrappandosi a una fantasia, anche se lo trascinava nell'abisso. Non si può cambiare la propria natura con un atto di volontà. Solo l'Onnipotente può farlo. Ma a sto punto, vedi, loro sono seguaci di Ultima. Hugo Kupka, l'uomo che ha dato la vita per la testa di una donna. Uno sciocco, come tutti gli altri. Morte di un cristallo madre. È una cosa così bella. Però aveva gli occhi diversi. Mi sembrava che avesse gli occhi diversi prima Odino, eh? Cioè ora sono tornati normali.